Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Con il video di oggi voglio fare un esperimento, ovvero parlarvi di arte antica. Fino a questo momento non ho mai parlato di arte antica perché, devo ammetterlo, non è la mia specialità. Sono sicuramente molto più preparata sull'arte contemporanea. Questo per un motivo molto semplice. Banalmente, ho sempre trovato l'arte del Novecento molto più interessante, perché l'arte antica è basata sicuramente molto sul lato storico e di conseguenza non l'ho mai trovata così interessante e così entusiasmante. Ultimamente però l'ho dovuta ripassare perché mi sto preparando per il concorso all'insegnamento e mi ha stupito perché tante cose le ho trovate in realtà molto interessanti. Per iniziare partirò dalle due civiltà che sono state alla base della successiva cultura greca, ovvero la civiltà cretese o minoica e quella micenea. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e andare un po' a spulciare gli altri video per vedere se ci sono argomenti che trovate interessanti. Inoltre gli orecchini che indosso li ho fatti io e li potete trovare sul mio shop che vi lascio in descrizione. E adesso cominciamo! Partiamo dalle origini più profonde. Fin dal 6000 a.C. molte isole e coste affacciate sul mare Egeo erano già abitate, ma è dal 2000 a.C. che noi possiamo effettivamente parlare di quella che conosciamo come civiltà cretese o minoica, quella che conosciamo per la leggenda del re Minosse e del labirinto con il Minotauro, ma vi assicuro che la civiltà cretese effettivamente con queste cose così macabre non c'entrava assolutamente nulla, ma adesso ci arriviamo. Infatti la civiltà cretese è in assoluto la mia preferita delle civiltà antiche, perché erano praticamente gli hippie dell'antichità. Era infatti una civiltà urbana dedita alla pastorizia, alla coltivazione di viti e ulivi e al commercio marittimo di lana e materiali pregiati. Le fasi artistiche della civiltà minoica si possono distinguere in tre macro gruppi, ovvero la fase dei primi palazzi, la fase neopalazziale e il terzo stile di palazzo. Ma perché tutti questi nomi basati sui palazzi e soprattutto perché vi ho detto che sono gli hippie dell'antichità? Tutto questo perché prima di tutto le loro città non avevano mura difensive, questo perché in più di 500 anni non hanno mai subito aggressioni esterne. Erano una società molto pacifica, insomma loro non davano fastidio a nessuno e nessuno dava fastidio a loro. In secondo luogo non avevano templi, questo perché preferivano celebrare all'aperto a contatto con la natura. E soprattutto dalla seconda fase, ovvero dalla fase dei nuovi palazzi, cominciarono a vivere in vere e proprie città-palazzo, ovvero vivevano tutti insieme in comunità allegramente in questi palazzi che erano vere e proprie città. Per darvi un'idea di quanto fossero grandi queste città-palazzo, pensate solo che il palazzo di Cnosso, nella sua massima espansione, poteva contenere fino a 80.000 persone. È proprio dalle rovine che hanno trovato di queste città-palazzo che effettivamente è nata la leggenda del labirinto di Dedalo, perché appunto si sono trovati davanti a queste rovine con infiniti corridoi, scale, stanze e quindi di conseguenza hanno pensato ad un labirinto e hanno costruito la leggenda sopra queste rovine praticamente. E ora veniamo alla seconda domanda: perché le varie fasi della civiltà minoica si dividono in base alla costruzione dei palazzi? Questo perché, come abbiamo detto, non hanno avuto nemici esterni. L'unico grande e vero e proprio nemico della civiltà minoica sono state le catastrofi naturali. Nel 1700 a.C. vengono infatti colpiti da un tremendo terremoto che distrugge tutti i palazzi, ma loro non si perdono d'animo e ricominciano a costruire tutto. Le pareti di queste città palazzo erano tutte decoratissime con soggetti naturali oppure umani, come ad esempio danzatori, danzatrici e sacerdoti. Abbiamo questa pittura fresca e spontanea dove non troviamo chiaroscuro né volume. Le figure sono dipinte con campiture di colore piatte e contornate da una linea netta. Molto importanti anche le ceramiche con questi soggetti marittimi rappresentati e con queste forme molto bizzarre. Ma guardate quant'è carino questo vaso! L'affresco più celebre del palazzo di Cnosso è la L'affresco più celebre del palazzo di Cnosso è la taurocatapsia, ovvero questa cerimonia in cui un atleta doveva compiere un salto mortale sopra un toro. Una roba semplice dopo tutto, solo un salto mortale sopra un toro, cosa vuoi che sia? Come avviene di solito, attraverso l'arte possiamo capire gli usi e costumi anche di un determinato popolo. E ad esempio dei cretesi possiamo capire quanto fossero attenti alla cura del corpo, infatti celebravano gli atleti, e anche con che accortezza si vestissero, si truccassero e acconciassero i capelli. Nella scultura cretese non troviamo statue di grandi dimensioni, ma piccole statuette molto raffinate. Piccole figurine in avorio, terracotta o vetro che rappresentavano ad esempio la dea dei serpenti, come possiamo vedere in questo caso, che poteva forse rappresentare la dea madre. Purtroppo, come abbiamo detto, il grande nemico della civiltà cretese furono le catastrofi naturali. Infatti nel 1450 vennero colpiti dall'eruzione di Santorini. È in questo momento che inizia il terzo stile o stile di palazzo e soprattutto, purtroppo, la loro pace in questo momento finirà, perché purtroppo arrivarono i micenei che non erano così tranquilli e spensierati come i cretesi e distrussero la loro civiltà. Nel 1350 ormai quasi tutti i palazzi sono distrutti ed è giunto il momento di parlare della civiltà micenea, che non mi sta così simpatica come quella cretese. Prima di tutto la cosa più importante è che dalla civiltà micenea deriva direttamente quella greca. La loro società è strutturata in principati indipendenti.
e i resti più imponenti si trovano a Micene e Tirinto. Gli edifici micenei hanno dimensioni inferiori rispetto a quelle cretesi e il cuore dei loro edifici è il Megaron, questa sala quadrangolare con un focolare al centro, e dal Megaron poi deriverà la cella che poi potremo trovare all'interno dei templi greci. Nell'architettura troviamo già una grande differenza con i miei cari amici cretesi, perché mentre i cretesi fanno delle città palazzo molto articolate, le città fortezza micenee rispondono più a delle esigenze difensive. Se tu vai a rompere le scatole agli altri, poi ti devi anche difendere di conseguenza. Le mura delle città sono composte da massi così grandi da essere chiamate mura ciclopiche, questo perché la leggenda vuole che fossero state messe dai ciclopi. Le forme dell'arte micenea sono più rudi e massicce. Importante ricordare che nelle mura della città di Micene possiamo trovare la cosiddetta porta dei leoni, così chiamata perché nella lastra ornamentale di questa porta possiamo trovare due figure scolpite che appunto sembrano essere leonesse o grifoni. Non è possibile stabilirlo con certezza perché mancano le teste. Ed è la prima scultura di grandi dimensioni del mondo greco. Un'altra importante espressione dell'arte micenea sono le maschere funerarie in oro lavorate a sbalzo, come ad esempio la cosiddetta maschera di Agamennone, così chiamata perché l'archeologo che scoprì le rovine di Micene si fece prendere un po' troppo dall'entusiasmo e pensò di trovarsi davanti effettivamente alla tomba del leggendario Agamennone. Come abbiamo detto, dalla civiltà micenea deriverà poi direttamente quella greca. Vi piacerebbe saperne qualcosa di più sull'arte antica? Vi è piaciuto questo video, questo nuovo argomento? Io come sempre vi ricordo di mettere like, condividere il video, iscrivervi e fare tutto quello che potete per condividere la cultura. E noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao!